E bentornati su Project Zomboid. Dove siamo? Siamo io e Lele nella nostra piccola base. Eccoci, mi Eccolo. sentite? Io ci sento forte e chiaro. Forte no, però chiaro sì. Allora. Ah, ok. Perché vedi che c'è sempre l'iconcina di me che parlo anche quando sto in silenzio. Non vorrei che sia la ventola del micro. Ah, No, ok, niente. allora, io ti spiego, io ho la ventola, cioè, ho sempre il microfono attivo perché sotto c'ho la stampante 3D che sta stampando, da un mese Però non ormai che sta entra stampando. nel... Ah, minchia. No, vabbè, lascia perdere, perché praticamente mi hanno dato un sito dove posso programmare i box per mettere le fiche dei giochi da tavolo, i token, e quindi sto stampando box da mettere dentro le scatole in continuazione. Comunque, allora, siamo al giorno 2 di questa nuova base e adesso il nostro apro la mappa. Allora, noi adesso con la base siamo qui, esattamente qua. Questa è la nostra base, anzi, fammela ecco qua. Noi dovremmo andare più o meno, qui c'è la città, quindi più o meno in questa zona qui, che è una zona di campagna. Faccio vedere a chi guarda il video, poi ti farò vedere anche a te, Sì, io mi fido, vai tranquillo. tutti i fili. Sì, Più o sì. meno in questa zona qui, che è una zona di campagna dove c'è un'altra base militare. Questo perché qui nella città di Dovalley abbiamo trovato un appunto che parlava di due basi militari che erano impegnate in alcuni test. Quindi la prima ci ha dato questa base qui sopra, ci ha fatto perdere praticamente del tempo. E invece questa qui sotto ci ha fatto trovare una lettera che ci ha sbloccato una mod di coltivazione, credo, Sì, qualcosa diceva di del sì, genere, diceva. perché parlava di generi alimentari e quindi il nostro admin ci ha regalato una mod per poter coltivare. Questa mod la troveremo attiva non appena entreremo in una delle due città, dovrebbe essere attivata perché non abbiamo ancora scoperto queste due città. Vorrei evitare di andare in qualche città prima di scoprire la seconda mod perché potrebbe essere anche qualcosa di positivo, tipo qualche vestito, qualche arma, qualche indumento, qualche mezzo, potrebbe essere interessante anche qualche mezzo per muoversi oltre le basi mobili, per esempio, oppure qualche vestito tipo, che ne so, una corazza, non lo so, sinceramente, vediamo un po', speriamo che sia qualcosa di utile, ecco, più che Sì. altro. Bene, sono l'1:20. Io direi di fare le nostre cose e tutta questa parte da qui fino alle 6 di mattina la velocizzeremo per evitare di tediare i nostri ascoltatori.
Ok, tele. Eccolo. Allora, A senti. Sesto San Giovanni nel Milanese un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato all'alba all'uscita da un locale. Il giovane è ricoverato in gravissime condizioni al Niguarda. Buono. Senti, vieni qua sul tavolo, mangiati Ci quello che devi cibo? mangiare. Io mi porto, anzi, mi porto quella piccolina e la mettiamo in una macchina e quella grande la puoi bere tutta. Io cerco una macchina, arrivo. Questa non può cagare lo pneumatico. Non ti sento. Aspetta, sì, arrivo. La nostra macchina preferita, alla fine. Sto guardando se fare la mazza chiodata. La mazza chiodata la potrei fare, però vorrei riparare la mazza perché è a metà. La colla ce l'abbiamo dentro qua. Forse qui dentro c'è qualcosa. Qui c'è già una mazza chiodata. Qui c'è già una mazza chiodata. Qui dentro il coso verde. Allora, Lele, noi adesso andremo a fare la missione. Quella dell'altra base militare. Andiamo con questa macchinina. Io sto mettendo due taniche di benzina. Salute. Qui dietro, vabbè, metto le taniche vuote. C'è roba? No. Sì, c'è roba. C'è anche il nastro adesivo se hai bisogno di mettere a posto la mazza. Realtà me l'ha fatta sistemare coi chiodi questa, vabbè. Sì, meglio. Allora, mettiamo Sì. un machete rotto. Muovermi tutte le fasciature e cambiare tutte le fasciature, porca pazza. Allora, senti, sul sedile di dietro c'è un po' di roba, tra cui anche... Sto facendo un po' di pulizia, non Cazzo, so non ho come... stracci. Però io non ho stracci. C'ho io. Te li metto nel sedile di dietro. Vai, Me ne ne prendo... servono boh, tipo tre. Quanti... Ok, te li giuro tutti, eh. Sì, tranquillo. Ok, ora occhi aperti perché qui almeno capisci anche un po' com'è fatta la zona. Qui ci sono fabbriche, qua su e giù, Destra, su e ok, sì. giù. Poi ci sono... Qui ci dovrebbe essere un ristorante, se non ricordo male. Ok.
dove non c'è posteggiato nulla. Purtroppo. Va bene. E poi qui andiamo verso nord. Coeso. Oh. Se si mette in mezzo alla strada. Dobbiamo trovare una strada a sterro sulla sinistra. È Io per nascosta. ora la mappa qua. Io la mappa qua poi non la vedo, non la conosco neanche, Sì, quindi ma tu non te la fa vedere. guarda. A posto. Perché ha fatto il rumore della macchina che si accende quando stai andando? Perché il motore fa un po' cacare. Ora appena trovo un'altra macchina mi fermo e le metto a posto il motore. Ok. Senti, senti. Non male, Ci abbandona qua in mezzo così è divertente. soprattutto se ci abbandona in mezzo al bosco tra poco. Sì, in quel senso, no? Sai, in una zona. Comunque sono tantini, eh. Sì. Oh signore, guarda qua. Aspetta, Vai, io fermo. però qui spengo. Facciamo un po' di pulizia etnica perché poi. Vai. E poi non si può neanche più dire pulizia etnica, tra l'altro. Pulizia zombifica. Qui proprio niente proprio, eh. Prendi parte del motore. A parte che non manco la chiave inglese, niente, non posso metterla a posto. Aspetta, fai vedere se c'è qualcosa io. Guarda che dal sud arriva gente. Aspetta, però non ho mai ragione. Hai la chiave inglese te? Andiamo così allora. Che bisogna fare? Ma porca, porca, vabbè. Vabbè, magari ci troviamo una bombola che qua in giro e tu quando torniamo. Magari troviamo una macchina messa meglio più avanti. Sì, beh, la macchina messa meglio secondo me la troviamo. Era per recuperare i pezzi di Il motore. della roba abbandonata Eccola. e di tutto quello che c'era lì. Eccola qua. Ma dove è?
Mandoga. Qui pensa, pensa che. Saltiamo giù, andiamo a piedi? No? No. Ok. E qua c'è da venire con un'altra macchina, nel senso. No, guarda, io questo l'ho fatto anche con un furgone dell'esercito ed è una strada di merda, comunque. Se... Ah, Sì. comunque. Mannaggia. Aspetta, eh. Sì. Ora arriviamo in una parte abitata. Il problema è che per tornare indietro... Sarà da ridere. Basta, mi si è già spaccata la cosa, ma possibile? Porca miseria, ripara. Basta che è Invece, scodata. tutte macchinacce schifose. Spenta. No, no. Ah, la sentivo morta il motore. Amiche, io volevo scendere là. Non pensavo ci fosse tutto sto pezzo da fare. Eh sì, comunque siamo arrivati, eh. Ok, giusto per la mazza chiodata, probabilmente solo quella, che cazzo ne so. Si può sistemare con i chiodi realmente. Ah, E quindi bene. metti un chiodo e ti recupera tipo, boh, un tot per cento. Adesso non me lo fa fare perché l'ho riempita. Però si sistema gratis praticamente con i chiodi. Si spacca per niente, ma si sistema anche con niente. Ok, scendiamo. Andiamo a salutare. Uè, a posto. Com'è? Allora, base militare. C'è qualcuno con un'accetta nella schiena. No, sì. Dobbiamo cercare se ci sono altri zombie. No, qua. Aspetta, tu cominci a entrare. Io ho un conto in sospeso. In questa zona. Cioè, hai trovato l'uomo o hai trovato la fiala? L'uomo e la cosa. Ho aperto la porta del bagno, sentivo rumore. Meno male perché le avevi finite. Infatti, ma tutte però. C'è qua.
palle, tutti marci, tutto marcio, tutto marcio. Arrivo! Allora. Stiva la pioggia, perché qui non c'è niente. Come va, Lele? Ok. Beh, prendi tutto, prendi tutto. Niente, vediamo un po'. Tanto tanti vestiti. Nessun indizio. Ma senti, io non ho trovato niente, sai? Ho capito male io. Incredibile, come si faccia a mordere sempre? Ora capite perché abbiamo dovuto mettere lo Zombovir. Io non ho trovato niente. Qua c'è un'ascia, vabbè, vediamo. Sì. Che fai? Lasci. Lascia. Ma Lascia. mi sembra strano. Oh, io conosco questi tre. Aspetta, qui c'è un casottino, aspetta, vediamo un po'. Ah, porca pupazza. No, ma c'è. Ci sono dei. Prima ce la faccio.
Forse ho trovato. Eh sì. Chiave inglese anche, ottimo. Che culo. Nota dell'esercito. Nuovo protocollo di ingaggio, utilizzare solo armi bianche per contenere gli infetti e le insurrezioni. I rumori attirano gli altri infetti. Mi raccomando, silenzio assoluto. Codice 423654. Questa è Wow. chiusa, eh? Questa è Sì, chiusa. arrivo, arrivo. Arrivo, arrivo. Ho mandato al nostro admin il codice. Questa la prendiamo. Qui abbiamo anche un'altra chiave inglese che prendiamo. Il signorino qui non c'è niente. La maschera da Salvatore. Senti, io qua ho un generatore, quindi avrei bisogno che mi coprissi per uscire. Un secondo solo, arrivo subito. Volevo guardare l'ambulanza, ma guardo un attimo. Come è messa col motore l'ambulanza? Fa vedere. Vai. Non mi sembra messa malissimo, ti dico la verità. Gli ho dovuto spaccare il finestrino. E non mi apre il bagagliaio, bastardo. Non me lo apre. Strano. Va bene. È messa male l'ambulanza, eh. Sì, di brutto. No, non mi apre il dietro, non capisco perché. Apre il bagagliaio. Ora arrivo, aspetta che dammi tempo, lascio il generatore in macchina e arrivo. Da sopra arriva G, eh? Anche da sotto. Antidolorifici, borsa medica, tutto sto macello per antidolorifici, borsa medica. Va, direi che potiamo andiamo, no? Non so. Questo che cosa c'ha addosso? Un coltello per il pane. Possiamo, andiamo, andiamo. Quella macchina qua è messa male? L'hai Malissimo, tutte e guardata? due. Anche la macchina? Sì, Non c'è più se niente? controlla se nella casetta puoi prendere qualcosa. Io ho preso tutto quello che riuscivo a caricare. Elettrico, vabbè. Ok. Cioè, Andiamo, prendi andiamo, dai. un set mazzola da legno, prendiamo. Scusa, un po'.
Ora dobbiamo tornare indietro. No, più che altro è che appunto non abbiamo neanche la macchina. Ora vediamo. Quassù c'è una zona abitata, magari se mi copri io posso provare a vedere se riesco a prendere il motore dalle Va macchine che bene. sono ferme. Ti do una mano adesso. Attento, attento che ti arriva qualcuno alle spalle. Sono qui vicino alla macchina rossa. Ok, allora tu dimmi su che macchina ti metti che io vedo di guardarti le spalle. Questa è senza motore proprio. Ok. A posto. E dietro non c'è niente. Qua ci sono delle chiavi interne. Prendi. Chevalier Niala sarà questo qua. Se ce ne facciamo. Vedo uguale. Pieno di chiavi. Anche questo è senza motore. Arriva anche gente, Bella lì. mi sa che ci conviene andare. O ci mettiamo a guardare le case qua se c'è qualcosa. O qua Controlla dentro. sicuramente c'è benzina. Qua sicuramente c'è benzina, ma c'è un po' di gente. Andiamo a prenderla. Ma Infatti mi ha preso. Ma porco il clero, però perché? Oh, che due palle. Semi. Ma io non riesco, qui non trovo benzina in queste taniche qui. Ma non è che c'è qualche motivo per... Ma no, quelle lì sono sempre state piene di benzina, se non le abbiamo svuotate noi, non... Cioè, Ma dove può guarda, essere finita? lascio la tanica qua per te, se ci riesci, No, tieni. ci credo perché anche... No, ci credo anche perché anche l'altro giorno, cioè ieri, quando stavamo guardando, Info non ci dava... O ci ha svuotato i cosi massi. A sto punto tutto può essere, eh. Boh. Andiamo a casa, vai che è tardi. Ti ho lasciato mezza padella di roba da mangiare, è molto calorica, quindi. Così, Sul ok. sedile. Urca. Va bene, la prendo intanto poi. Perché non sono così. Mangio un quarto, vediamo.
Allora, poi rimettila lì perché io invece devo mangiare, quindi. No, no, non mi ha fatto niente. No, la sta mangiando, aspetta. Ok, sono a posto, allora ti rimetto lì la pentola e se vuoi, guarda, ti lascio anche la zuppa di fagioli. Puoi Va, va. mangiarli tutti e due, io sono a posto. Mangia, mangia. Mangia bello, mangia bello. Bene, ora sarà un bel viaggio di ritorno con questa macchina che fa un po' pena. Vabbè, ma io poi le metto a posto il motore, le metto a posto la batteria. Oh sì, ma ne prendiamo una, eccola, ne prendiamo un'altra, zio. Cioè, è inutile secondo me anche star qua a diventare matti. Se ne possono trovare di migliori. Semplicemente Sì, non voglio. l'abbiamo trovata adesso in quel giro qua noi, però. Bene. Mamma mia. Madò, che rischio. Oh, prima o poi qualcuno. Io mi sa che, vabbè, mi sniffo la cosa qua. Perché la vedo male. Io fossi in te comincerei a cambiare anche i vestiti, perché ci sta che i tuoi vestiti siano bucati. Ah, ma sicuramente sono bucati, ma il problema è che è da che abbiamo iniziato che voglio trovare un attimo, mettermi e rammendarli per vedere di coprirmi bene tutto, magari farmi delle toppe in pelle, no? Sai, da coprirmi bene, però non trovo mai il tempo. E quando ce l'ho mi dimentico di la verità. Lungo, eh? Ecco, Eh sì, vabbè, sono ne abbiamo fatti arrivati. di più lunghi, dai. Sì. Senti, andiamo a vedere cosa c'è qui in zona. Vai, tanto siamo arrivati. Andiamo a curiosare un po'. Trovassimo una bombola di propano, magari si può tornare indietro giusto il pezzettino a beccare le macchine, per dire, visto che siamo già più o meno qua. O anche recuperare una macchina più decente, guarda qua. Sì. Oh, guarda qui. Oh, guarda lassù. Vista, vista, vista. Sì, però non ce ne serve un 35, Ah, oh, no. né? Meno. Ci servirebbero ma pieni, se poi ritroviamo vuoti in giro. Oh, bello. Questa. Bellino questa qua, sì. Aspetta, Mi faccio aspetta, non vedere la una volta. rompere. No, 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 no. Intanto vado su. Coprimi che c'è uno davanti. Davanti? Ah, ne vedo dietro io. Vai, vai, io te l'ho sbloccata, piglia la macchina bianca e andiamo a casa. Questo c'ho le parabole sul tetto.
Sì, è la macchina di Gesù. Senti, ma hai notato l'orda vicino a casa, sì? Sì. La macchina questa qua è perfetta, ma perfetta vuol dire proprio nuova di pacca, uscita dal concessionario. Bella, la minchia, perfetta, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Qua abbiamo su roba, eh? Ma vuoi andare a far pulizia? E ce n'è un po'. Ma sai, averli accanto a casa non è mai piacevole. No, certo. Perché sono levati? Vai dietro, vai dietro, vai dietro. Sì, sto andando, sto andando. Anche te però a retro, eh. Stai giù! Stai giù! Minchia, poi belli impignati anche! Ma che roba! Cioè, ma dove li trovi? Allora, questa qui, a questo punto, Lele, a questo punto io direi di fare così, di arrivare a questo muro qua e scendere giù, sì. Così proprio. Sì, non ci servono miliardi, cioè lo spazio è fino abbastanza, dai, Nick. Sì. Da qua si va giù e poi qua così via dritto. Sì. Bene, sì. Bene, bene, bene. Senti, io dico che per oggi possiamo salutare. Bene. Ci mettiamo qua accanto e salutiamo tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao.